Intanto mi alzo. Faccio l'organizzativo, anche se non okay. Sono do la scaletta della serata. Allora, adesso, intanto vi ringrazio di essere qui questa sera. Io sono Marco della Boutique. Iniziamo la serata presentando questo libro, Riserva indipendente, la musica italiana negli anni zero, e di Francesco Martini, che ringrazio uno di averlo scritto perché è una bella raccolta e di aver fatto un bel lavorone, e di essere venuto qui a presentarlo. Quindi faremo una chiacchierata, penso, un po' su... poi Fabio, giornalista, Fabio De Santi, che poi dialogheranno insieme sul tema del libro, che mi sembra molto interessante perché qualcosa in Italia si sta muovendo e questo forse è uno dei primi tentativi per un attimo sistematizzare, cercare di andare a vedere cosa si sta muovendo dal punto di vista della musica indipendente in Italia, insomma. Io l'ho letto, è veramente valido, intervista una serie di autori, musicisti, che danno un po' l'idea appunto di cosa stia succedendo, che qualcosa sta succedendo, forse non è ben catalogabile cosa stia succedendo, ma ce lo dirà Francesco, però... E ci sono una serie di aneddoti e devo dire spunti molto molto interessanti, soprattutto per chi è nel mondo della musica, insomma suona così. Quindi presenteremo il libro, che vi consiglio di acquistare, io l'ho letto, è simpatico oltre che bello, interessante da leggere e scorre molto bene. E, dopodiché, finita la presentazione, verremo qualcosa tutti insieme e poi inizierà il concerto di Marco Parente di sopra, quindi penso all'intorno tre quarti d'ora, un'oretta, insomma. Vi ringrazio di nuovo, lascio la parola a loro e buon proseguimento. Grazie per l'introduzione a Marco, io sono molto contento di essere qua, è la cosa che si dice di solito, no? Però in realtà è veramente così. Tra l'altro, insomma, è stata una mezza avventura salire tutti insieme con Marco e Vincenzo, che suoneranno dopo, e vi invito a rimanere ad ascoltarli. Ho qui con me questa sera, cioè, per me è un onore, mi ha fatto anche un'intervista che è uscita oggi sull'Adige, io insomma non so davvero come sdebitarmi, ti offrirò qualcosa dopo da bere con me. E Fabio De Santi dell'Adige, e io direi che possiamo cominciare a presentare un pochino questo lavoro che ho fatto e che spero possa appassionarvi quanto ha appassionato me nella ricerca e nella stesura appunto del testo di Riserva indipendente. Ecco, io partirei subito con una domanda che fa riferimento al titolo, no? Riserva indipendente. Ecco, nel termine riserva, che delinea, che chiude, se vogliamo, no? Cosa vuoi esplicitare, cosa vuoi sottolineare? Beh, allora io il termine riserva l'ho scelto dandogli un tono un pochino, diciamo così, romantico, nel senso che per me il fatto che la scena indipendente, che tra l'altro è una scena forse più sociologica che musicale, nel senso che gli artisti che ne fanno parte fanno musiche anche molto differenti le une dalle altre, basti pensare al Teatro degli Orrori, piuttosto che appunto a Marco Parente, piuttosto che a Dente, piuttosto che ai Ministri e agli Walkie Talkie, insomma ci sono delle differenze musicali abbastanza importanti, però tutti questi artisti in linea di massima girano dei network che riguardano sia media, quindi sia riviste di settore, sia siti internet e così via, sia locali che comunque diciamo sono un po' la spina dorsale di tutto questo movimento, se vogliamo, che viene appunto riconosciuto come indipendente. Riserva perché si tratta comunque di una nicchia, quindi di un movimento che viene seguito da chi davvero vuole approfondire la musica, e la musica in differenti stili appunto musicali, che però hanno dei punti di contatto, dei punti comuni, che si esplicitano innanzitutto nella libertà compositiva, in una certa libertà compositiva, in una certa libertà anche rispetto alle sovrastrutture, alle etichette, major, piuttosto che insomma strutture più grosse che riguardano artisti di altro genere,
e che di conseguenza possono essere a mio avviso catalogabili sotto appunto queste gida, questo termine così sdrucciolo che è appunto l'indipendente. L'indipendente a mio parere, quando ho cominciato la stesura del libro, ho tenuto conto sia dell'attitudine che questi artisti hanno nei confronti della musica e sia nei numeri, quindi sia nell'aspetto diciamo così pratico e numerico che questa scena comporta. Ad esempio, all'interno del libro, Tommaso Colliva del Calibro 35 mi dice che secondo lui gli artisti indipendenti sono quelli che ai concerti al massimo possono far spendere un biglietto al massimo di 15 euro, vendono circa, quando va molto bene, 5.000 copie a disco, almeno in questo momento, negli ultimi 10 anni più o meno sono queste le cifre che girano, e che quindi sono riconoscibili anche da un punto di vista proprio pratico e di mercato, oltre che di libertà, appunto, come dicevo prima, compositiva. Ecco, la scelta della musicassetta che appare appunto sulla copertina, cioè un modo di proporre musica che ormai fa parte dei vecchi tempi, quando ero giovane io, si può dire, insomma, no? Come mai questa scelta? Cioè, la musica adesso è digitale, c'è anche, parlavamo prima, no? L'idea di album fra i giovanissimi non esiste più, esistono gli MP3, i singoli, ma come mai? Hai guardato addirittura dietro il vecchio vinile, insomma. Sì, in realtà ho guardato dietro il vecchio vinile un po' in collaborazione con la casa editrice che è Arcana Edizioni di Roma. E ho avuto la fortuna, lo dico non per piaggeria, ma proprio perché penso di averla davvero avuta, di firmare con loro, perché era la casa editrice con cui avrei voluto firmare. E una volta tanto nella mia vita qualcosa di giusto è successo. Quindi ne sono molto contento e loro hanno optato per la musicassetta. Quando ho visto la copertina io ho detto, ma sì, perché no? In fondo la scena musicale indipendente italiana, anche odierna, guarda con un certo rispetto e con una certa voglia anche di ripristinare alcune modalità di ascolto che andavano magari qualche anno fa, ad esempio. Basti pensare al ritorno del vinile in alcuni in questo tipo di ambiente, che comunque sia, pur non potendo dettare diciamo una legge di mercato così forte, è comunque un modo di ascoltare musica che presuppone il fatto che l'ascoltatore sia molto attento ad approfondire quello che sente, quello che ascolta. Oggi, come anticipavi tu, è cambiata molto la modalità di ascolto, si punta maggiormente su internet, su Spotify, sullo streaming selvaggio anche, insomma, un modo di ascoltare che però offre contemporaneamente una gamma di possibilità infinite, talmente ampie che in molti casi porta anche ad avere degli ascolti un pochino superficiali. A me capita così personalmente, ma vedo anche persone più giovani che sono abituate ormai, appunto, perché sono cresciute digitali e di conseguenza sono abituate ad ascoltare la musica in questo modo. Alcune di loro mi sembrano un pochino disorientate nel momento, diciamo così, di portare a termine l'ascolto del disco intero, perché nel disco intero non viene più recepito come valore, oserei dire. Bensì si punta più al singolo, più al videoclip, anche se anche lì sono cambiati i canali nel tempo, perché una volta, come dicevi tu, io per quanto riguarda me ho cominciato, diciamo così, ad approfondire il mondo della musica a fine anni 90, quindi nel periodo forse di massimo splendore di MTV e compagnia, e ho anche io comunque assorbito quel tipo di cultura in parte, poi l'ho filtrata e sono giunto insomma fino a dove sono oggi. Ma dei gusti bus non si discutono chiaramente, di conseguenza non siamo qui per questo, però è anche vero che anche la modalità di ascolto della musica va di pari passo con quella che è la società. C'è sempre meno tempo, sembra quantomeno che ci sia meno tempo per fare le cose di tutti i giorni, una corsa continua alla ricerca di non si sa bene che cosa,
e quindi siamo tutti un pochino presi in questo vortice veloce e anche diciamo noi ascoltatori un po' più retro fra virgolette e ci sentiamo in qualche modo un po' disequilibrati da, io personalmente mi sento così da questo avvento comunque di tecnologie che sono senza dubbio interessanti, che hanno sicuramente molti aspetti positivi, ma che al momento attuale non danno ancora a tutti la possibilità di approfondire davvero un discorso musicale, un artista e una storia che sta anche alle spalle di una creazione artistica. E tu dicevi che appunto hai detto adesso i gusti non si discutono, però tu hai scelto comunque degli artisti, no? Abbiamo Marco Parente stasera, Teatro degli Errori, insomma Zen Circus, tanti altri. Con quale criterio? Cioè basandoti sui tuoi gusti personali o no? No, allora i gusti personali hanno giocato solo in piccola parte. La mia idea, in quanto diciamo così, sono una formazione comunque giornalistica nella di massima, anche se sono freelance non per scelta ma per condizione odierna, ho scelto di intervistare delle band che potessero dare, delle band e degli artisti che potessero dare uno spettro il più ampio possibile di quella che era la scena musicale indipendente, specie dell'ultimo decennio. Quindi ho intervistato molto, che ne so, i Tralegri Ragazzi Morti, Verdena, per quanto riguarda delle band che hanno comunque gettato dei semi importanti da cui poi sono germogliati dei progetti più o meno interessanti, però sicuramente sono stati alla base di quella che è la visione attuale della musica indipendente italiana. Ho cercato di includere delle nicchie all'interno di questi intervisti, i ministri per quanto riguarda il rock cantato in italiano, piuttosto che gli walkie talkie per quanto riguarda una visione un po' più borderline della musica, appunto, quindi con questo electro rap senza ritornelli, un flusso di coscienza continuo che però ho ritenuto particolarmente interessante. Diciamo che l'interesse che appunto mi suscitano alcuni artisti ha giocato sicuramente nella scelta, però cercando di dare uno spettro il più ampio possibile, spettro che ha incluso ad esempio anche lo Stato Sociale e i Cani, che sono comunque dei progetti che sono emersi solo di recente, sono delle un po' le new sensation in qualche modo, possono piacere, possono non piacere, però hanno sicuramente da dire qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la situazione attuale della musica indipendente. E qual è lo stato attuale della musica indipendente? Lo stato attuale della musica indipendente è, allora, sicuramente, come dicevamo prima, la sua varietà chiaramente, sì, c'è una crisi dal punto di vista del mercato, dal punto di vista delle vendite, dei formati fisici, i CD addirittura non sono quasi più tanto presi in considerazione. Di recente sono stato a Londra e ho visto che molti negozi puntano solamente sul vinile. Questo è comunque indicativo di come viene recepita oggi la musica anche da coloro che appunto sono disposti a approfondire. I CD hanno perso un po' di appeal, quando sono usciti sembrava che fossero la soluzione e quindi vinili via, arrivo al CD. Oggi invece è cambiata appunto la situazione, c'è questa proposta anche digitale molto forte e quindi da questo punto di vista sono cambiate le cose. E per quanto riguarda la musica indipendente c'è anche un po' una crisi di concerti, nel senso che nonostante ci siano ancora dei nomi grossi, tra virgolette, come il Teatro degli Orrori, come i ministri stessi, che tengono botta o addirittura fanno dei risultati veramente impressionanti, e c'è un po' di disamoramento generale per quanto riguarda la musica live anche come concetto, e di conseguenza l'introito maggiore degli artisti indipendenti, che era dato proprio da questo, viene un pochino ad essere messo in dubbio in alcuni casi. Ci sono però in contemporanea alcuni locali che formano, come dicevo prima, una spina dorsale di tutto questo movimento. Se voi guardate gli artisti che sono inclusi in questo libro,
compresi la trentina che poi ci sono alla fine, perché ci sono sui 18 intervistati, ma ci sono degli approfondimenti dedicati a vari aspetti, quindi ci sono anche molti artisti trattati, altri artisti, e vi renderete conto che i locali, comunque sia che propongono questo genere di musica e di scena, sono, tra virgolette, più o meno sempre gli stessi. I nomi che girano sono più o meno quelli. Questo è un bene da un certo punto di vista, perché vuol dire che comunque a livello anche di investimento c'è gente che crede fortemente che questo possa, che questo movimento possa dire effettivamente qualcosa di importante. Ci credono talmente tanto che in alcuni casi sono riusciti anche a influenzare la stampa generalista. Di recente dei ministri hanno parlato, ha parlato il Corriere della Sera su un articolone dedicato, eccetera. Però è già da tempo che in realtà la scena musicale indipendente si sta avvicinando al mainstream per quanto riguarda certi aspetti. No, non è lui. No, si sbagliano tutti, ma non è esatto. No, è la prefazione è di Giordano San Giorgi, che è il presidente del MEI, Meeting Etiquette Indipendenti, e non è il cantante degli Gramaro. Io chiedo un aspetto, quello riguardo ai testi, no? Cioè l'importanza della parola, cioè, cosa hai colto nei gruppi, il loro scrivere e cantare appunto anche spesso in italiano, no? Che importanza ti è sembrata dare da parte degli artisti questo aspetto? Cioè cosa hai colto in queste interviste, in queste domande che hai fatto? Beh, a livello testuale loro ci sono degli dipende molto, proprio perché la scena è molto variegata, ci sono artisti che danno molta importanza all'aspetto anche magari politicizzato, come può essere comunque Capovilla del Teatro degli Orrori, che è intervistato nel libro, piuttosto che alcuni che puntano molto sull'attualità e sulla protesta, come i ministri, piuttosto di altri che appunto magari approfondiscono maggiormente esperienze personali e visioni anche quasi filosofiche, di tocchi. Altri cantano in inglese, gli altri sono, questo per esempio, e quindi ognuno diciamo ha delle differenziazioni importanti da questo punto di vista. Quanto riguarda le interviste, le 18 interviste, ho cercato di fare delle domande diverse, molto diverse in realtà, le une dalle altre, un'intervista dall'altra, proprio perché prima di arrivare a fare la domanda, a fare le domande, a preparare quindi un testo, e ho approfondito molto la conoscenza di ognuno di questi artisti per avere in mano più possibilità da giocare anche a livello di interesse nei confronti dei lettori, quindi di suscitare più interesse possibile ed approfondire più possibile quella che è non solo l'ultimo disco uscito, che a me interessa relativamente a livello di libro, anche perché sarebbe un po', ci sono già le riviste musicali, volendo uno vuole su quelle per quanto riguarda quell'aspetto lì, ma io ho voluto veramente approfondire un discorso tanto legato al futuro, al presente e anche al recente passato di questa scena, appunto, che viene recepita come scena, qualcuno chiama panorama un attimino per allargare un attimino le maglie, e poi anche gli aspetti personali degli artisti, ad esempio come vivono le esperienze in studio piuttosto che in tour, ad esempio che rapporto hanno con appunto la visione di un certo tipo di musica piuttosto che di un'altra, e quindi cercando di approfondire appunto il più possibile quella che è la situazione indipendente, perché era una cosa che non era ancora stata fatta, e di conseguenza ho ritenuto interessante io stesso, perché di recente tutto quello che ho ascoltato, che mi ha interessato particolarmente, fa parte di questa scena, e anche perché comunque mi sembrava che ci fosse un po' una richiesta di questo tipo da parte di tante persone che si interessano a questo tipo di proposta. Sì. Marco, se vuoi venire. No, sto ascoltando. No, vuoi essere dei nostri, insomma. No, volentieri, però. Nel senso non ho niente da dire. Ci sarà un secondo capitolo, parlavamo prima fra di noi, nel senso qui appunto
ci sono alcuni artisti, alcune interviste, ma in realtà da scavare ci sarebbe anche molto, insomma, cioè stai già pensando, questo resterà intanto, non dico il tuo unico libro naturalmente, però un episodio a sé. Beh, potrebbe esserci, nel senso che effettivamente da scavare ci sarebbe ancora. Però è anche vero che ritengo che in queste 240 pagine, comunque scritte fitte, ci siano appunto tante testimonianze che sono utili per capire quella che è la situazione attuale, e diciamo che non mi sembra il caso di fare il passo più lungo della gamba, anche perché il libro è uscito il 13 di febbraio, sta andando molto bene, è arrivato primo per vendite su Amazon, su IBS, alla Feltrinelli, nelle Feltrinelli è arrivato addirittura decimo una settimana, quindi sono libri come tutti, e questo ovviamente mi inorgoglisce e i feedback che ricevo da parte dei lettori, da parte anche di molti dei tuoi lavori, mi danno anche il coraggio di continuare, diciamo così, ad approfondire quella che è la situazione di questo movimento, che ritengo essere sempre più rilevante a livello italiano e sempre più interessante, nonostante ci siano chiaramente delle criticità anche a livello compositivo, sai, fare critica musicale significa anche comunque sia cercare di approfondire e oggettivizzare il più possibile quelli che sono anche i generi musicali che, diciamo così, non sei abituato o comunque non ti piacciono particolarmente. Però ci vuole comunque un equilibrio in linea di massima per poter definire un progetto buono o meno buono, e questo deve andare al di là di questo personale. E io ritengo che comunque sia per adesso questo lavoro sia ben fatto, poi chiaramente l'ho fatto io e quindi sono tutto un po' più autopromozionato. E c'è stato un lavoro molto lungo e anche non troppo, nel senso che per cercare di fotografare adeguatamente quella che è la situazione attuale ho cercato di non impiegare troppi mesi nel farlo. Ho iniziato a stenderlo ad aprile del 2012, terminato a gennaio del 2013, fase di editing, fase di approfondimento editoriale anche con la casa editrice, cosa sempre più raro oggigiorno, purtroppo, e di conseguenza un lavoro, diciamo, che io ritengo importante per me, ma che ritengo possa essere rilevante anche per chi vuole conoscere questa scena ed approfondirla, o chi la conosce già però vuole scoprire, diciamo, dei nuovi aspetti ed avere una visione un po' più approfondita anche di quella che è la relazione fra gli indipendenti e le etichette, le case discografiche indipendenti, le booking agency, le uffici stampa, i videomaker, quindi quello che si occupano di fare i videoclip e così via, quindi un lavoro comunque a 360 gradi per quanto riguarda la vita indipendente. Ecco, per chiudere, poi magari se qualcuno vuole fare qualche domanda, la parola indipendente, ma quanto obbligo c'è nel rimanere indipendenti o quanto una necessità appunto? Cioè, quanti artisti, tra quelli che hai intervistato, hai colto che vorrebbero, magari alcuni ci sono riusciti, no? A uscire un po' dalla riserva, no? Quanto hai trovato di questo aspetto, insomma, di voglia di andare oltre, di avere successo? Basti pensare ai Marta sui Tubi che recentemente sono stati a Sanremo, e loro sicuramente hanno voglia di mostrarsi a un pubblico più ampio. Secondo me è una cosa sacrosanta per un artista quella di far conoscere il più possibile la propria musica e di conseguenza anche di allargarsi al di fuori di quella che è la cerchia, la nicchia indipendente. Ovviamente per continuare a ritenersi tali, quindi indipendenti, ci vuole anche una certa modalità nel fare queste cose. È anche vero che questa situazione, se vogliamo, è facilitata ulteriormente dalla mancanza di fondi, dalla mancanza di anche di gap economico fra il mainstream, quindi la musica commerciale, commerciabile, come la vogliamo chiamare, e invece la musica cosiddetta indipendente.
indipendente, che dovrebbe essere quella un po' più subitanea, che viene scoperta scavando un pochino di più. Oggi le possibilità di scoprirla e di comprenderla sono molto più ampie che in passato. Ripeto, c'è il lato negativo della medaglia, che in realtà tutta questa grande possibilità e offerta non ha, diciamo così, una domanda paritaria in questo momento da parte di alcuni ascoltatori. Ciò non toglie che invece ce ne siano molti altri che sono davvero interessati a scoprire, a approfondire e a far proprio questo tipo di istanze. Perfetto. C'è qualche domanda, interrogativo? Qualsiasi cosa vi passa per la mente? Mi passa dietro per la mente? Ce la interroghiamo. Se no, è ok. Io ne ho vai, un sacco. Vai, sì. No, una cosa leggendo, io mi sarei aspettato una conclusione tua. Qual è la conclusione? O perché non c'è? A livello giornalistico non è corretto, nel senso che ho evitato di dare, diciamo così, delle mie impressioni specifiche, lo faccio già un pochino durante la presentazione, e siccome gli artisti intervistati sono coloro che in realtà conoscono meglio le dinamiche che proprio regolano tutto questo movimento, ho preferito dare a loro la parola, cercando di comunque di stimolarli nelle domande, e a volte anche, diciamo, un pochino scomode, che però è una cosa che secondo me va fatta, e va fatta sempre di più, perché se vediamo la stampa musicale, ma non solo, in realtà spesso è un po' troppo condiscendente nei confronti anche del tema trattato. Nel mio caso ho cercato di non esserlo, proprio per cercare di stimolare delle risposte che possono essere sia positive nei confronti della scena in cui queste persone si trovano, però perché no, non è tutto rose e fiori, di conseguenza è anche giusto che ci siano delle critiche. Per quanto riguarda le conclusioni, ho cercato in realtà di dare una visione un po' ampia di quella che è la situazione, anche attraverso gli approfondimenti, quindi non solo tramite le interviste. Negli approfondimenti ci ho messo un po' più del mio nella trattazione, però sempre facendo parlare chi in prima persona davvero vive sulla propria pelle giornalmente, quotidianamente, quella che è la musica, la vita del musicista. Sicuramente, ad esempio, Marco Parente ne sa più di me per quanto riguarda delle dinamiche che regolano proprio il discorso pratico di fare musica. Io, in quanto giornalista, diciamo così, freelance, seppur anche strimpellatore part-time, molto part, e non mi sentivo in grado di definire in modo rigido tutto questo. Quindi ho preferito comunque dare una certa ariosità al tutto e lasciare che fossero i protagonisti a parlare più di me. Una domanda? Sì. Una cosa che pensavo leggendo il libro è, anche solo a livello di proposta musicale c'è tantissimo, anche grazie a nuove tecnologie, tutto, insomma, la possibilità di diffondere, insomma, la musica, insomma, qua. E quanto ci arriva il meglio, tra virgolette, ovvero il ruolo della scelta, no, in questo Mare Magnum, affidato, non so, dicevo anche la polemica rispetto ai XL, Repubblica, il gruppo, quanto condizionano alcune situazioni, alcuni, tra virgolette, dico i centri, no, di politica di potere, il fatto che arrivi qualcuno piuttosto che qualcun altro, c'è proprio una trasversalità da riuscire a, se uno è bravo, mi viene in mente, lo so, Carnesi che scriveva nel suo studio e poi mandato via Inter e poi è diventato, non so, per dire, insomma, o c'è quella possibilità o ci sono delle... Beh, sicuramente... un'esperienza tua di giornalista. Sicuramente questo è un passo molto importante in realtà, proprio nella... quello che ascoltiamo in realtà è comunque in parte veicolato da alcune sovrastrutture. Nell'ambito indipendente meno che nel mainstream, però chiaramente se un'etichetta come può essere La Tempesta, ma ce ne sono molte altre,
decide di, fra virgolette, mettere sotto contratto un gruppo piuttosto che un altro, significa che ci ha visto qualcosa di più buono, più vendibile, più non si sa che cosa, rispetto ad un altro, perché poi, come forse saprete, le etichette, soprattutto oggi, ricevono valanghe di dischi, di demo, di proposte, però ovviamente poi devono scegliere. Se la scelta di questi artisti è viziata, diciamo così, da altre dinamiche che trascendono la qualità, può essere comunque in qualche modo distorta la visione, l'ascolto che viene dato al pubblico. È anche vero che il pubblico in teoria dovrebbe avere, che il pubblico, che gli ascoltatori dovrebbero avere un minimo di capacità critica, insomma, di questo mi piace, questo non mi piace. Però sicuramente io spesso dico che ad esempio le radio commerciali hanno quei 50-100 brani che fanno passare nelle varie giornate per un certo periodo, e di conseguenza chi ascolta quella radio lì non potrà mai scoprire altri artisti, per il semplice fatto che ci sono quei 100 e quei 100 lì si ascoltano, quindi la mia scelta sarà comunque limitata all'interno di un certo recinto, anche in quel caso lì. Poi sta appunto, viste anche le possibilità che ci sono, come dicevo prima, a livello di internet, a livello di approfondimento oggi, ognuno ha effettivamente la possibilità di arrivare a scoprire delle cose nuove. Basti pensare a Spotify, che ho citato anche prima, che è un metodo per ascoltare in streaming album interi, che qualcuno potrà vedere in modo negativo, però ad esempio se io ascoltando gli Smiths ho voglia di scoprire qualcos'altro, clicco su artisti simili e mi vengono fuori una serie di altri nomi che in effetti hanno delle vicinanze musicali importanti. Quindi se io davvero sono un ascoltatore che vuole approfondire, oggi ho la possibilità di farlo, forse ancora di più che in passato. Quello che è venuto a mancare è il filtro, è il filtro, diciamo, dettato anche in un certo qual modo dall'impegno che ci si metteva prima per riuscire a raggiungere un risultato. Oggi semplicemente si ha tutto e subito volendo, prima no. Però il fatto che manchi questo passaggio, diciamo così, toglie del romanticismo a livello proprio sentimentale, però toglie anche la possibilità di scoprire in un modo diverso la musica, e di conseguenza magari gioca un ruolo soprattutto su alcune persone che hanno delle sensibilità di un certo tipo. Comunque sia, sì, sicuramente, come dici tu, il momento della scelta da parte di Tizio, Caio o Sempronio è comunque molto rilevante. È come tu nel locale, nel Kick, decidi di mandare un brano piuttosto che un altro, hai chiaramente una influenza in qualche modo su quella che sarà poi la scelta di chi viene qui. Potrebbe essere anche ad esempio con i libri. Tu metti un libro davanti ad un altro e già dai un imprinting tuo di selezione in un certo qual modo. Sta poi ai fruitori avere l'accortezza di approfondire una cosa piuttosto che un'altra. E così è, secondo me. Certo, assolutamente. Io vengo dal sud, ho la fortuna di abitare vicino a un posto dove hai detto tu funge da colonna vertebrale per questa musica indipendente. Chi sarebbe? L'Oasi San Martino, dalla quale io ho delle cose. E molto spesso io ho ascoltato concerti anche di un certo calibro, Massimo Volume, Plaga, Lisa Paz, Diaframma. O 35. Calibro 35. Li ho ascoltati sempre con che ne so, l'Arci di Gioia del Colle che organizzava l'evento. Ecco, cioè, che ruolo hanno questi circoli, questi gruppi di persone nella musica indipendente italiana? Secondo me è un ruolo forte. Sì, sicuramente importante, perché in realtà questo
passione delle persone che ci tengono e che quindi tengono anche a far conoscere quello che loro considerano importante e rilevante ad altre persone. E sempre di più gioca un ruolo preponderante, anche con diciamo così, la crisi economica. La buona volontà delle persone che credono in qualcosa e l'associazionismo ha sempre più un valore importante nella nostra società, non solo a livello musicale ma a livello proprio generale. Chiaramente per quanto riguarda la musica, molte delle rassegne, degli eventi anche estivi che vengono proposti in tutta Italia non esisterebbero, proprio semplicemente se non ci fosse qualcuno che si mette di buzzo buono ad impegnarsi, a sudare per raggiungere dei risultati che sono dettati appunto innanzitutto dalla passione. Poi che ci siano delle carenze a livello professionale, a livello di professionalità, diciamo così, di affrontare anche le situazioni che si organizzano, quello succede ed è il rovescio della medaglia di questa situazione, però è anche vero che sentendo comunque anche gli artisti indipendenti più o meno quotati, questo tipo di organizzazioni fanno sempre molto piacere perché diminuiscono il gap che c'è fra i fruitori e colui che propone, e quindi anche trovarsi in uno spazio diciamo così un po' più limitato non secca se da parte delle persone viene trasmessa passione e ci può essere uno scambio effettivo di emozioni, perché comunque se la musica live rimane secondo me il canale principale per di trasmissione proprio di questo tipo di valori, di divertimento, di musica, insomma, quindi in generale. Se avete altre domande, se no credo di aver capito che è giunto il momento. No? Ok. Invito, è stato il gatto Francesco, invito veramente ad sfogliare il libro. Sì, potete sfogliarlo. Potete anche fare due chiacchiere che sono... Stasera c'è, ve ne illustro un attimo, c'è un'iniziativa che in realtà proponiamo da un po', che si chiama Librido, sarebbe l'unione di due parole, di tre parole, libro, ibrido, nel senso di libro più musica, e libido, quindi godimento nel piacere di fruire di entrambe le cose, della lettura e della musica. Ci sono dei CD intorno, sono dischi che sono stati dati dal MEI, Meeting Etichette Indipendenti di Faenza, piuttosto che da band e da etichette. E questa sera il libro è in vendita a 15 euro, compreso di un CD a scelta, solitamente sarebbe in vendita a 18,50. È una proposta che facciamo per sostenere anche la musica emergente, quindi far conoscere a chi è interessato dei gruppi che comunque hanno una certa capacità di destare interesse effettivo da parte negli ascoltatori stessi, insomma. Quindi è tutto diciamo così volto, l'obiettivo finale è quello di poter veicolare musica attraverso anche la lettura. Tutto qua. Vi ringrazio per l'attenzione.